Bersani. Sono molto d'accordo, è per questo che siamo partiti con Siamo Europei, con un manifesto che è un programma, cioè dei punti precisi. Molto difficile pensare se quei punti sono più di centro o più di centrosinistra. Secondo me sono molto legati al mondo liberale e socialista che oggi stanno lavorando insieme. E detto questo, io ho sempre detto, è aperta a tutti, non ho mai messo un veto personale. Quello che ho detto è che bisogna condividerla, perché sennò diventa quella accozzaglia che dice lei. Allora, è quella la linea del Partito Democratico? L'ha sottoscritto. È quella la linea di tutti gli amministratori del Partito Democratico? E oltre, penso a Enrico Rossi, sì, l'hanno sottoscritti. Bersani la sottoscrive, MDP la sottoscrive, braccia aperte. Però se MDP, come ha detto ieri, non la condivide, è giusto che faccia un'altra cosa, Bersani, per evitare la cozzaglia che dice lei. L'abbiamo qua MDP, Bersani. Manca la sua risposta, cioè, Bersani. Con tutta la simpatia, no? Non è che non è che sei Minosse della Divina Commedia, no, che dice, girandolo in quale girone infernale, no, deve essere messo Minosse, uno. Scusa, io non firmo, io firmo il manifesto del Partito Socialista Europeo e ti chiedo se dopo queste elezioni tu aderirai al gruppo del Socialismo Europeo, perché se è così io sono a posto. No, ma nel senso che il Partito Socialista Europeo ci sono stato, consente proprio una, per esempio, consente di discutere anche il manifesto di Stiglitz, quello di Piketty. No, certo. Ok, benissimo. Certo. Quindi se tu mi dici io mi metto là e quindi tutti quanti facciamo riferimento a quel mondo lì che è vario, certo, è vario e plurale. Benissimo. Perché io rispondo adesso, per creare quell'elettorato lì ci vuole una cosa nuova. Ma okay? Ci vogliono delle proposte nuove, sì, per legge, non una cosa nuova. Sono vent'anni che facciamo cose nuove e non funzionano. Le proposte, Carlo, se mi dai poi mezz'ora che ci mettiamo lì, te ne dico. Posso dire un altro problema? Guardate come se le donne del ministro intanto. Posso farti una domanda, scusa, una domanda. Premesso che io non decido proprio niente, perché quello è stato firmato dal segretario del Partito Democratico, io conto meno del 2 di PIC. La domanda che ti faccio è, ma di quel manifesto, delle 5 proposte, cos'è che non vi convince? Speranza ha detto non ci convince. Dimmene una che non vi convince. Guarda, lì, dai, ma non farmi... No, è una, e dimmene una, perché sennò stiamo parlando del nulla, diventa di nuovo una discussione sui massimi sistemi. No, tante cose che non ci sono. Tipo? Qualcuna che c'è di troppo, tipo per esempio un'idea che... Che il problema sia il populismo. Non c'è scritto. Sì, ho capito, no, ma l'ho capito. Mi dici una proposta che così non ti va bene? E dimmene una, avete detto no, mi dici una. Per curiosità personale, per amenità, così io torno a casa stasera e mi tolgo questa curiosità. Una. Ti dico una cosa più semplice. Tu dai sempre l'impressione di... Guardando avanti con grande capacità, perché conosco la tua esperienza, la tua cosa, dai sempre l'idea, ti ripeto, di andare a cercare, compreso col tuo manifesto, eccetera, i voti dove li abbiamo già, Carlo. Ma scusa, non si conclude con voi. Ma c'è, ad esempio, il sottosegretario. Non si può fare, scusami, un discorso. Hai detto una cosa, mi fai rispondere due secondi. Eccolo, ora arriva lui. Io voglio cercare i voti dove... Penso che sia giusto andarli a cercare con delle proposte che siano serie, perché sennò ci mettiamo a fare un tatticismo elettorale che non porta a niente. Voi avete detto di no a questo manifesto ed è legittimissimo. Ma vorrei sapere un punto, ma perché devo stare a discutere il tuo manifesto? Vabbè, vuoi allora vedere il mio manifesto? Certo, l'ho visto, non scambiatevi, voglio discutere, scambiatevi i manifesti, intanto le famiglie non arrivano alla quarta settimana.